Only Crybitch e tutti quanti ragazzi, sono Bezebossa e questo è un altro video di Call of Duty Modern Warfare 3, solo che non partirà subito perché ho fatto prima questa breve parte, prima del video, in cui volevo spiegarvi un paio di cose. Intanto vi mostro il mio fantastico desktop con un sacco di icone, molte delle quali servono per video, Fraps, Camtasia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, comunque, volevo darvi delle brevi informazioni sul video che state per vedere. Intanto il video questa volta è stato, diciamo, realizzato con la stessa macchina fotografica, ma messa su un treppiede. Quindi io mi ricordo una cosa: quando ho messo quel video, alla fine dell'elaborazione è venuto fuori sul video presente un leggero tremolio. Eliminarlo, cioè, io l'ho lasciato perché pensavo avevo poco tempo, allora ho detto, ma sì, lo lascio, cosa succeda. Se me lo chiede ancora, lo elimino, voglio vedere cosa succede, cioè, se ho tempo. Secondo, volevo dire che sì, come ho detto nell'altro video, magari di non badare alle voci di sottofondo, cioè sono a casa del mio amico, è già tanto che lui mi fa fare il video, lo ringrazio un sacco, lo ringrazio, è stato veramente gentile a fornirmi sia il treppiede che l'Xbox, e all'inizio sentirete anche suo fratello che parla, gli intimo di fare silenzio, per favore. Dopo alla fine mi ascolta. Comunque, in questo video di MW3, diciamo, faccio un'ondata. Una serie di ondate su Resistance e alla fine faccio un epic fail. C'è uno che mi. Beh, non vi dico niente. Vi lascio al video. A dopo. Sì, Eri tu a fare un po' il volume? Almeno voglio farlo sentire nel video. Giusto quel poco. Visto, faccio solo sentire l'audio. E se vediamo se va bene. vediamo, aspetta a cadere, si sì, va bene, o oh no, Perfetto, grazie Eric. perfetto. Questa era la prima ondata. Adesso ricarico le munizioni. Eccolo qua. E ora fucile a pompa. È un fucile a pompa, vero? Sì. Catalogabile con. No, Adesso mi trovo molto bello. Ne ho presi due con un colpo solo. Bello. Oh, questo mi sta dietro questo. Muori. Oh, sono incastrato. Mi trovo bene con la sensibilità bassa, comunque hai ragione tua, pa. Non guardate i rumori di sottofondo. Ecco, questo è il mio amico che fa l'idiota. Lasci quello originale. Sì, invece. Sì, bossa, sì. Non nominare il mio nome invano. Questo lo uccido col coltello, no, eccolo, eccolo, eccolo. Boom! Ma io No. se io il tuo nome non lo posso dire, Tu Andrea, questo è la posta. sei un figlio. Ma sì, chi se ne importa?
Eh sì, è stata rivelata la mia identità segreta. Ma tanto me lo mette? Sì, metto l'audio originale. Hai visto ragazzi, audio originale, sono in live. Sto giocando mentre sparo. Cos'è che può contenere di utile la granata? Chiedo il consiglio a lei. Torretti. Non mi servono. Corazze, autodimensioni, niente. Ok, dai, primo il cerchio. La prossima ondata però una torretta sì. Giusto, visto che ho anche abbastanza soldi. Quanto è questa una torretta? No? Quella base 3.000, quell'altra 4.000. Sì, ci arrivo. Comunque la stabilità bassa è buonissima. Hai ragione tu, papà. Quella è dietro. Dov'è? Dale. Ricarico! Occhio! Guarda, per mai a ricaricare in No. Scappa via! Muori, cane del cavolo! Muori anche tu! Ci mi hai stato 2 secondi a ricaricare! Muori! Crepa, oddio, sono troppo distante, mi sa. Dai, non startene in nascosto. Oddio, ah, 6 decisioni. No, cambio arma. Fino in tempo. La vita si ricarica sempre, vero? Sì. A parte qua, visto che bello portare. Oi, da prendermi la torretta. Sì, prenditi e lancia la granata. La piazzo qua, vero? La piazzico qua. Sì, ma molto indietro. Torretta lancia granate. Premi X per usare l'equipaggiamento. Quindi, mettiamola. No. Qual è il tasto, Eric? Direzionale destro. Va bene qua? Sì. Dopo la sposta. Va bene. Quando vedi l'elicottero? No. Ho fatto un epic fail. Spero che la torretta stia facendo il suo dovere. Sì. Grande torretta, ti stimo. Sei la mia protetta. No, non puoi stimare la torretta. Questo lo dici tu. Muori! Forza, concordo. Aia. Mi viene da... Come si dice? No. Dai. Sì. Muori. Un colpo solo. Hai visto che armi hanno? Hai P5. No, ho dimenticato di prendere munizioni. Ah, ma non bastano queste munizioni? Sì. Eric. No. Vabbè. Mi viene da cambiare arma con B. Con B non cambia. Sì, lo so. Perché di solito su altri. Ah, cambio arma, va. Meglio. 60 munizioni bastano. Ma sì, la torretta la fa il suo dovere. Aia, sono mica se sopravvivo. No! No, addio ragazzi, addio. No! La partita si conclude qui, peccato. È durata 7 minuti, 5 headshot, 50 uccisioni. Quanto 7 minuti, mi spiace, devo stoppare qui. Vediamo se nella prossima puntata o ne faccio un'altra ondata, sempre su Resistance, o di sicuro assieme al mio amico. Comunque, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, magari vi saluto in un outro finale.
Ecco ragazzi, questo era il video di CodeMV3. Come avete visto, ho fatto un epic fail perché durante l'autorianimazione ero in un punto scomodo da cui non riuscivo a uccidere nessuno. Però ho notato quando ho riguardato il video che bastava che mi girassi forse a sinistra perché c'era il segno del sangue che mi faceva indicare la provenienza dello sparo che mi stava uccidendo lentamente. Magari erano anche gli altri, però secondo me se mi giravo a sinistra riuscivo a ucciderne uno. Nei prossimi video sarò più attento. Comunque, questo video è già meglio del precedente, è divertente perché almeno in live riuscite a capire le mie emozioni, tipo quando ho ucciso due con un colpo solo, o nella quarta ondata ho ucciso quattro uno dopo l'altro, gli ultimi quattro. Comunque un video abbastanza carino secondo me, non lo so, spero che vi piaccia comunque. Se mettete mi piace, siete veramente gentili, commentate, iscrivetevi. Insomma, vi lascio al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!